È durato solo un'ora il Francavilla che al Fittipaldi è stato pesantemente sconfitto dall'Angri che si è imposto con un rotondo 0-4. I padroni di casa giocano sicuramente un bel primo tempo, chiuso immeritatamente sotto di un gol, ma poi crollano nella ripresa e in classifica restano fermi a quota 2 ancora, senza vittorie e senza reti realizzate. I lucani approcciano bene il confronto e al terzo vanno subito vicino al vantaggio con Romano, la cui incornata su cross di Coppola esce di un nulla. Al nono la difesa ospite si salva su un'azione insistita dei sindici che si rendono nuovamente pericolosi subito dopo con Esposito che batte di sinistro e sfiora il palo. Ma al quindicesimo Petrucciolo vede Messina in piena area che, da grande bomber, controlla a spalle alla porta, si gira nonostante fosse pressato, scarica un gran sinistro sotto la traversa e porta in vantaggio i suoi. La risposta dei padroni di casa arriva al ventesimo con un mancino telefonato di Gentile. I campani chiudono tutti gli spazi e per rendersi minacciosi, rossoblù, per l'occasione tenuta bianca, ricorrono ai calci piazzati come al ventinovesimo quando Gentile la mette sul secondo palo per la testa di Pellegrini che non inquadra la porta. Poi è Modesti a mandare alto da buona posizione sugli sviluppi di un corner. Al quarantesimo, rapida ripartenza di Gentile che vede Romano che spedisce al lato. Gentile scatenato e costringe Viscovo a togliere da sotto l'incrocio dei pali il suo sinistro a giro dal limite. L'Angri adesso in difficoltà, al 42esimo Romano impatta malamente di testa da pochi passi sul suggerimento di Coppola e si va all'intervallo. Si riprende con gli stessi numeri della prima frazione con Petricciuolo che prova a creare qualche grattacapo a Prisco che non si fa sorprendere. Romano va giù in area, ma per l'arbitro è simulazione d'ammonizione. Ma Messina è implacabile e al quinto scappa via in contropiede, fa tutto da solo lasciando sul posto Modesti ed, entrato in area, supera il portiere avversario con un tocco morbido. I padroni di casa accusano il colpo e da lontanissimo Vojatis quasi sorprende Pisco che si rifugia in angolo. Il secondo gol ha di fatto tagliato le gambe al Francavilla, al 27esimo spunticcia, vede il movimento in area di Messina, il cui tentativo è fermato da Prisco in uscita bassa, ma la sfera carambola in zona Petricciolo che segna il più facile dei gol. Ma non è finita, al 31esimo penalty fischiato per gli ospiti per un fallo di mano in area di Russo, trasformato da Vojatis per lo 0-4. Gentile, il migliore dei suoi, è l'ultimo ad arrendersi al 41esimo, conclude dopo uno slalom, ma Viscovo è attento. È l'ultimo sussulto.